Daniele Moccia, Sprint Sport, qua con Salvatore Telesca e Cristian Sobrero. Ma ragazzi, insomma, 2 anni di fila, esattamente 365 giorni fa, vi esultavate a Vinovo e adesso di nuovo una medaglia, di nuovo una coppa che va ad Alba. Mister, parto da te. Dimmi, insomma, vai a ruota libera, dimmi quello che ti passa per la testa. Sensazioni straordinarie, sensazioni che indescrivibili, che solo il calcio ti può dare. Abbiamo iniziato questo percorso 2 anni fa e lo stiamo rifacendo con grande applicazione. Questi ragazzi mi stupiscono sempre per quello che ci mettono. Non era facile vincere il secondo anno perché poteva rappresentare la normalità, invece abbiamo disputato una partita sopra ogni previsione contro una buona squadra e credo che il risultato sia lo specchio di quello che si è visto sul campo. Certo, Cri, invece lo chiedo a te, insomma, l'anno scorso è stata sofferta, quest'anno però l'Alba, insomma, ha dominata sta finale. Sì, siamo felicissimi anche perché in 2 anni vincere 2 Coppa Italia consecutive non è mai capitato a nessuno, quindi siamo la prima società, oltre ad essere la prima società albese, siamo anche la prima società a livello regionale, quindi abbiamo fatto un'ottima partita. Su tutti i punti di vista, sono stati bravi cinici a sfruttare le occasioni, anche se 4-5 occasioni le abbiamo avute per chiuderla anche prima magari. Certo, mister, ne parlavamo anche in tribuna, insomma, tra di noi di Sprint. Quanto senti il tuo lavoro su questa squadra? Perché veramente la tua mano è palese su questi ragazzi che stanno rendendo in un modo incredibile in tutti i reparti e dietro c'è una malizia, una coesione nel reparto che è incredibile. Forse in eccellenza non c'è nessuno che gioca così dietro. Ma guarda, ti ripeto, è il lavoro di applicazione durante la settimana, cioè nel senso che questi ragazzi non si risparmiano mai durante la settimana, poi chiaramente i frutti si vedono poi in queste prestazioni, si vedono la domenica. Quindi ho un gruppo di ragazzi che sono uniti, uno staff che lavora con grande professionalità e questo è poi il risultato di questo che abbiamo visto oggi. Certo, grazie a entrambi e complimenti. Grazie mille.